Benvenuti a una nuova puntata di Waterfront, la rubrica del Faro Online dove andiamo a conoscere personaggi che abitano, lavorano e si muovono sul nostro territorio. Come al solito, tradizione della, una piccola tradizione della nostra trasmissione, non sarò io a dire il nome dell'ospite, ma l'ospite stesso. Nome? Emiliano Ciotti. E anche questa volta l'ospite ha detto nome e cognome contemporaneamente. Attività. Sono il responsabile regionale delle guardie ittiche della FIPSAS. Guardie ittiche, quindi avete a che fare con il controllo di chi va a pescare sostanzialmente, no? Esatto. Allora, cerchiamo di capire, perché non è una figura così conosciuta questa della guardia ittica, cerchiamo di capire meglio quali sono le vostre funzioni. Allora, le principali funzioni del vostro lavoro e poi come si svolge praticamente? Allora, sì, effettivamente non è un'attività conosciuta, anche se esiste dall'inizio degli anni 30. Le guardie ittiche controllano il territorio e la pesca di frodo. Controlliamo praticamente tutti i pescatori e i pescatori professionisti che esercitano nelle acque interne della regione Lazio. Quindi parliamo di acque interne, quindi di laghi e di fiumi. Esattamente. Anche tante persone non sanno, ma ci occupiamo delle foci, e le foci sono proprio il limite territoriale tra le acque interne e il mare. Parliamo un po' più forte, così ci facciamo capire meglio. Allora, le competenze le abbiamo dette. Quali sono le qualifiche, ma anche le competenze, per diventare una guardia ittica? Allora, le guardie ittiche logicamente sono dei volontari che utilizzano il loro tempo per dedicarsi all'attività di vigilanza ambientale sul territorio. Quindi sono volontari, quindi non è un lavoro dove si prendono soldi, è una passione e la voglia di fare qualcosa per l'ambiente sostanzialmente. Esattamente. Come funzioni sono agenti di polizia giudiziaria, hanno le stesse funzioni che hanno i carabinieri o la polizia, in questo caso però solo nel settore della pesca. Ok, quindi sono titolati a fermare delle persone se vedono che stanno facendo cose illecite o comunque a capire, a controllare? Assolutamente sì, oltre agente di polizia giudiziaria sono pubblici ufficiali, quindi sono titolati a chiedere i documenti, ad effettuare sanzioni amministrative, a notificarla e eventualmente anche a fare dei sequestri. Insomma, quindi c'è tanta responsabilità. Qual è allora, a fronte di questa responsabilità, il percorso formativo? Perché va bene che è volontariato, ma con tali e tante responsabilità ci dovrà essere pure una formazione del personale. Assolutamente sì. E negli ultimi anni, diciamo, siamo passati dal percorso formativo dalla prefettura alle province, adesso alla regione. E per diventare guardia ittica bisogna innanzitutto essere non avere praticamente procedimenti penali o carichi pendenti, non bisogna avere denunce alle spalle, e bisogna fare un percorso formativo con l'ARSIAL, quindi c'è un corso formativo, c'è un esame che è orale e pratico, e dopo diciamo averlo passato c'è il giuramento per diventare guardia ittica. Oh, ecco, e allora le guardie ittiche hanno tutte queste competenze, no? Come si collegano con gli altri enti di controllo, quindi con le forze di polizia, in generale? Allora, diciamo che il controllo sul territorio è abbastanza libero da parte delle guardie, però si relazionano su tanti reati che si incontrano nel tempo. Faccio un piccolo esempio: noi oltre ai pescatori segnaliamo alle autorità competenti le varie discariche abusive. C'è stato qualche anno fa una discarica all'interno del Parco Nazionale del Circeo dove la Procura ha incaricato proprio le guardie ittiche a fare ulteriori indagini sulle discariche. Quindi c'è una forte collaborazione con le forze di polizia, con la Procura. Noi abbiamo anche un sistema già che si chiama NDR che colleghiamo tutti i reati, li comunichiamo tramite questo sistema qua. Ma come si fa a riconoscere una guardia ittica?
Allora, logicamente hanno una divisa e hanno un tesserino, quindi invito comunque tutti i pescatori, quando ci sono le guardie, a chiedere la necessaria documentazione, quindi il riconoscimento del tesserino, che è un tesserino della regione Lazio. Questo perché purtroppo ci sono arrivate tante segnalazioni dove ci sono alcune associazioni che operano senza il tesserino, quindi fanno degli abusi veri e propri. E che si spacciano per guardie. Si spacciano per guardie, sì, sì, e fanno dei controlli sul territorio. E poi questi controlli che fine fanno? Quelle non hanno l'autorizzazione a fare nulla? Assolutamente no, creano confusione. A noi ci sono arrivate tante comunicazioni alla FIPS, dove delle associazioni vanno a fare i controlli. Noi ci siamo subito attivati, abbiamo chiesto alla Regione Lazio se sono titolati per fare determinati controlli. La Regione Lazio ci ha detto no. Appena abbiamo delle prove più concrete, poi segnaleremo tutto alla procura. E come vengono viste le guardie ittiche dai pescatori? Perché faccio un esempio, gli automobilisti non è che vedono proprio di buon occhio i vigili, no? Voi come siete visti? Questa è una bella domanda. Allora, ti parlo che io sono guardia ittica dal 1995, quindi sono quasi 30 anni. Allora, quando abbiamo iniziato a fare i controlli non eravamo ben visti, perché i pescatori, agli pescatori non gli piace essere controllati, poi è un'attività dove le forze di polizia, logicamente, per varie situazioni si dedicano poco, quindi erano liberi di fare quello che volevano sul territorio. Però devo dire questa cosa, negli anni, sempre confrontandoci con i pescatori, e mi hanno detto quello che sto dicendo adesso, che all'inizio eravamo antipatici perché andavamo a fare i controlli, ma invece ad oggi ci ringraziano proprio perché sanno che i controlli li facciamo per loro. Io faccio un esempio stupido, per esempio a Terracina tanti pescatori ci hanno ringraziato che hanno visto rientrare dal mare pesci che erano come la marmora, che erano 30 anni che non rientrava nelle acque interne. Spieghiamo bene perché. Perché c'erano delle attrezzature da pesca, che i classici bilancioni, 20 metri per 20 metri, quindi 400 metri quadrati di rete, ce n'erano 22. Abbiamo fatto alcuni anni di indagini, abbiamo fatto degli sequestri, poi ci sono state delle confische, poi si sono appellati, poi abbiamo vinto, il giudice ci ha dato ragione, quindi, e sono stati tutti smantellati. E grazie proprio a questo smantellamento di queste reti, i fiumi si sono ripopolati di pesci, abbiamo addirittura ritrovato la lampreda di mare e di fiume. Beh, questo è importantissimo perché non è solamente un'operazione dedicata al controllo della pesca e quindi comunque al mondo della pesca, che in qualche maniera per sua natura sottrae pesci all'acqua, no? Al fiume, al mare, ma in realtà questo tipo di attività fa esattamente l'opposto, cioè riesce a far ripopolare i nostri fiumi e anche le nostre foci. Certo, una pesca controllata è necessaria proprio per ripopolare i fiumi, anche perché i fiumi sono dei bacini di pesci a competenza limitata rispetto del mare, quindi più controllo c'è, più c'è la possibilità che i pesci si riproducano e c'è un ciclo vitale a differenza dal mare. Quindi un controllo capillare sul territorio serve proprio a questo qua, oltre alla tutela delle acque stesse. Noi abbiamo trovato delle fonti di inquinamento importanti, con flora batterica altissima, abbiamo fatto chiudere i fiumi per l'irrigazione e per la pesca, abbiamo individuato le fonti di inquinamento insieme all'ARPA e ai carabinieri forestali, un'operazione che abbiamo fatto in collaborazione con loro, abbiamo risolto dei problemi abbastanza importanti sul territorio continuo. E però adesso ti faccio una domanda che va un po' a mettere il coltello nella piaga. Nonostante tutto questo lavoro, nonostante questi successi, nonostante la vostra abnegazione, perché abbiamo detto all'inizio siete volontari, c'è qualche problema ancora di attenzione da parte delle istituzioni superiori? Assolutamente sì, noi siamo praticamente il braccio operativo della Regione Lazio. Ti do alcuni dati statistici. Noi abbiamo verbalizzato negli ultimi 10 anni circa 3.400 pescatori, 1.200.000-1.300.000 euro di verbali che dovrebbero andare alle casse delle regioni, però non c'è la giusta attenzione su questo settore. Ti faccio un ulteriore esempio. La FIPS, che è una federazione del CONI, ci dà, grazie perché è una federazione abbastanza importante, ci dà alcuni rimborsi per quanto riguarda la benzina, ma invece le autovetture, i mezzi sono i nostri, quindi utilizziamo i nostri mezzi per andare su canali, fiumi, dove magari l'inverno, tanto è vero che la settimana scorsa abbiamo dovuto chiamare il carro attrezzi perché una delle macchine nostre
rimasta impantanata su un fiume. E certo, perché voi avete macchine normali, esatto, che si usano in famiglia, quindi togliete non solo tempo alla famiglia, ma anche la macchina. Assolutamente. Alla famiglia per fare i controlli. E qualsiasi danno alla macchina poi è spesa nostra, non è che qualcuno ci dà qualche soldino per la riparazione, assolutamente no. Beh, insomma, quindi ci vorrebbe magari maggiore attenzione, anche perché quello che fate voi, alla fine l'abbiamo detto bene, è un controllo ambientale. Cioè, stare attenti alle discariche e segnalarle, stare attenti agli scarichi abusivi e segnalarli, segnalare l'illecito che accade nella pesca, che significa tutelare non solo i pescatori, ma il corso del fiume e il ripopolamento della fauna ittica stessa. Insomma, sì, effettivamente forse meriterebbe un pizzico di attenzione in più da parte delle istituzioni. Voi avete riunioni mensili con le istituzioni, o comunque come vi organizzate? Come organizzate il vostro lavoro di controllo? Allora, logicamente, dopo 30 anni di servizio sappiamo le criticità del territorio e ci concentriamo su quel tipo di criticità e soprattutto su un po' di pesca. Faccio un altro esempio stupido. Adesso, tra novembre e dicembre, c'è la famosa pesca all'anguilla, dove il maltempo, le acque polvorbide vi fanno risalire le anguille. C'è questo tipo di pesca, noi lo sappiamo e intensifichiamo i controlli, perché comunque l'anguilla da quest'anno è una specie protetta, quindi non deve essere pescata. E concentriamo le nostre forze proprio per contrastare questo tipo di pesca qua. Ma vi dovete coordinare prima per i servizi con, non so, i carabinieri piuttosto? No, noi ci coordiniamo, io dispongo di circa 30 guardie tra zoofile e ittiche, quindi ci coordiniamo con loro e in base alle loro disponibilità, ovviamente, essendo volontariati, e in base alle loro disponibilità organizziamo i servizi sul territorio. Quindi voi siete veramente i classici controlli a sorpresa? Nel senso che non lo sa nessuno dove andate? Assolutamente no, non lo sa nessuno. Ci gioca sicuramente a favore questa cosa, proprio per contrastare la pesca di frodo, il bracconaggio ittico. Devo dire che i controlli non sono sempre normali, tra virgolette. Tante volte abbiamo rischiato, io sono andato due volte all'ospedale, ti faccio un esempio, perché non trovi la persona sempre disposta a farsi controllare, ma trovi anche il delinquente, sempre tra virgolette, che, per esempio, faccio sempre un mio esempio, che mi ha dato un cazzotto in faccia mentre gli devo liberare la licenza, non contento magari perché non ce l'aveva, l'ha preso e mi ha dato un cazzotto sul viso. Abbiamo dovuto chiamare i carabinieri, dal pronto soccorso. È capitato purtroppo due volte. Oltre, bisogna segnalare che la pesca è effettuata nel 90% da extracomunitari, persone che vanno... Ah, questa la vorrei sottolineare questa cosa, perché insomma noi italiani siamo un popolo di pescatori, no? Amiamo la pesca, invece adesso si è un po', è un po' cambiata la geografia di chi va a pesca. Allora, noi siamo un popolo di pescatori a mare, non nelle acque interne. C'è una parte legata alla cultura della pesca, che è l'anguilla, dove i campani vengono sul territorio della regione Lazio a pescare l'anguilla, perché forse le acque nelle loro regioni sono abbastanza inquinate, quindi c'è questo tipo culturale dei campani che vengono a pescare l'anguilla, ma l'altro restante 80-90% sono extracomunitari che vengono sempre per tradizione della pesca, per tradizione dei loro paesi, perché hanno, pescano la carpa, quindi vengono sul territorio e comunque prendono la carpa, prendono pure altri pesci, poi fondamentalmente svuotano un po' il bacino ittico delle acque interne e creano poi un danno irreparabile. E questo, credo di aver capito, sono quelli che hanno, diciamo, alle volte meno autorizzazioni per poter fare... Sì. Allora, diamo nome e cognome alle cose, la maggior parte dei pescatori stranieri sono rumeni, anche se abbiamo preso cinesi del Bangladesh, eccetera, la maggior parte sono loro, ma lo fanno per questione culturale, no? Il problema è che non fanno finta di non conoscere le normative, non le conoscono, non lo so, però vengono, magari pescano di notte, che è vietato. Su tutto il territorio della regione Lazio è vietato pescare di notte, parlo delle acque interne, come è vietato pescare senza licenza o con attrezzature vietate. Loro usano molto le bilance, tante canne da pesca, mentre c'è un limite dell'utilizzo delle canne da pesca, questo varia provincia per provincia, però c'è un limite anche nel pescato, massimo si possono prendere 5 kg di pesce, loro vanno, ma addirittura fanno i campeggi su lunghi fiumi, tagliano i pesci, li cucinano e se li mangiano, lasciando poi
bottiglie di birra, alcolici vari, bollezza varie su tutte le sponde. E insomma, questo al di là del come dire, del paese di provenienza, è comunque uno dei problemi, no? Quello dell'inquinamento. Anche noi italiani, purtroppo, discariche abusive ne vediamo, sì. Ovunque, inquiniamo decisamente oltre il limite consentito, ma proprio dal definirsi esseri umani. Sì, abbiamo riscontrato pure questa cosa qua, nel senso che a pesca comunque loro fanno il loro danno, quindi quello che consumano lasciano, mentre le vere e proprie discariche le fanno gli italiani, ma devo fare anche questa annotazione, che a mare non pescano gli stranieri, pescano gli italiani, e troviamo tante volte tutti gli scarti dei vermi, le buste buttate dagli italiani. Adesso non stiamo parlando... No, ma infatti era solo per... Noi stiamo parlando delle acque interne, dove ci sono delle criticità importanti che le conosciamo. Poi, premetto, gli italiani a mare, al fiume, vanno a fare delle vere e proprie discariche. Noi abbiamo fatto anche un protocollo con l'ONA, per l'osservazione dell'amianto, delle discariche dell'amianto sui fiumi. Ne abbiamo trovato tantissimo di amianto e grazie anche a loro noi teniamo controllo del territorio. Non è vero che ogni discarica dove c'è la presenza di amianto facciamo muovere i legali dell'ONA. Perfetto, vabbè, quindi ci ha fatto un panorama molto esaustivo e approfondito di quello che è l'impegno delle guardie ittiche. Il discorso dell'etnia, come ho detto prima, ovviamente è ininfluente, nel senso romeni piuttosto che italiani, piuttosto che cinesi, chi segue le regole va bene, chi non segue le regole non va bene e deve essere controllato. Mi auguro che la vostra associazione, insomma, il vostro movimento venga sempre più preso in considerazione dalla Regione Lazio, dalla quale poi in qualche maniera dipendete, comunque vi relazionate. Io ringrazio Emiliano Ciotti per la partecipazione a questo piccolo speciale sulle guardie ittiche. Avremo modo più in là di ritornarci, magari anche con qualche notizia anche importante che voi riuscite a scovare sul territorio. Grazie. Grazie a voi, direttore, e buona serata.